Amici di Radio Guest, ben ritrovati. Siamo con Stefano Zampa, ospite oggi per parlare di web, marketing e molto altro. Stefano, ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti. Stefano è un marketing web manager specialist. Adesso io lo sto facendo un po' apposta, un po' per provocarlo. Ma la tua figura, di cosa si tratta? Che cosa tratta e a che cosa serve? Innanzitutto io parto dal mondo della ristorazione, mi sono specializzato negli ultimi anni avendo un'azienda familiare in questo settore e ho unito le mie competenze accademiche, no, con la mia professionalità e quindi sono andato a definire quali sono le opportunità del web 2.0 nel 2020 per una categoria che sono quelle dei ristoratori, la filiera della produzione del cibo, piuttosto che piccoli artigiani, andando a ricercare quali sono i fattori critici di successo nel loro posizionamento all'interno del mondo digitale e come potrebbero poi, diciamo, sfruttare tutte le tecnologie per aumentare le vendite di fatturato oppure aumentare la visibilità di un brand stesso. Quindi c'è molto studio dietro, c'è molta preparazione, molto studio, soprattutto nel conoscere il ristorante, perché credo che ogni ristorante, ogni tuo cliente sia diverso l'uno dall'altro. La categoria dei ristoranti si differenzia moltissimo da un'attività a un'altra perché molte volte ci sono dietro delle storie familiari, per cui le caratteristiche intrinseche del singolo cliente vanno a cambiare, no? In base al proprio percorso, alle proprie ambizioni, che tipo di ristorazione vuole anche fare, perché c'è la fast food, una gourmet, una che può essere il menu fisso giornaliero, quindi vado a identificare quali sono i loro valori distintivi per poi comunicarli anche attraverso il web al più ampio numero possibile di persone. Sappiamo che però approcciarsi nel web, su internet, a volte non è così facile, addirittura è pericoloso. Come ci si approccia? Qual è il tuo consiglio? Allora, il mio consiglio innanzitutto è sempre informarsi e cercare di capire cosa si sta facendo attraverso gli strumenti digitali. Seconda cosa, non per convenienza, ma diciamo che nella specializzazione poi ogni imprenditore è bravo in un suo ambito e quindi deve capire come delegare delle attività che prima erano ritenute non rilevanti a delle persone che invece capiscono la materia e trasformano queste attività irrilevanti, perché un sito web 10 anni fa per un ristorante magari non era utile perché non c'era la vocazione al delivery, non c'era un sistema di ordinazione online efficace come adesso, devono essere trasferite a delle persone che riescano a far sì che questi valori che sono all'interno del ristorante escano attraverso il web e poi si produca un fatturato, quindi attraverso l'ordinazione, la prenotazione di un tavolo, piuttosto che anche una chiamata a una trasmissione televisiva per promuovere se stessi la propria attività. La parola che esce, l'aspetto che esce dalla prima parte della nostra intervista, della tua intervista, è la preparazione. Non ci si può predisporre, non si può andare incontro, ma credo in nessun settore se non si è preparati, e specialmente in questo campo. Negli ultimi mesi, o meglio ormai nell'ultimo anno, la ristorazione è uno dei settori che ha pagato di più la pandemia, la crisi, e quindi ora gli scenari davanti sono anche molto molto incerti. La tua figura, che è legata al mondo, come hai detto per l'appunto, alla ristorazione e ai bar, che cosa consiglia? Quali sono i tuoi consigli per affrontare il futuro? Poi parleremo anche della pandemia. Allora, i miei consigli sicuramente è di non vedere innanzitutto il web come una spesa. Tutti gli investimenti che vengono fatti nel digitale, a differenza magari di altri, possono essere tracciati e quindi si può correggere più o meno il tiro in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Per quanto riguarda invece il discorso della ristorazione e del web in senso generale, sappiamo benissimo che in questo momento c'è un attacco da parte, attacco nel senso ci sono dei grandi player che dispongono di ingenti risorse che possono attirare tantissimi consumatori, sono le applicazioni di Deliveroo, Foodracer, capaci di far cadere tantissimi clienti potenziali al loro interno. E questo cosa porta? Porta poi magari al
ristoratore singolo a non intraprendere una scelta personale e sartoriale per la propria comunicazione, ma a cadere all'interno di queste grandi piattaforme e andare a fare una concorrenza alle multinazionali che poi vivono all'interno di queste, perché un piccolo ristoratore che fa per esempio pasta fresca difficilmente riuscirà ad essere efficace all'interno di una di queste piattaforme. Poi gli stessi numeri, se io parto sempre da quell'analisi lì, i numeri degli utenti online nelle grandi città fanno sì che queste piattaforme possano essere redditizie. Un'analisi che tante volte per semplificazione, no, sembra facile, perché gli strumenti digitali promuovono le sponsorizzate, faccio un esempio di Facebook, però senza tenere in considerazione che creare un target di persone che possono essere interessate ai miei annunci e quindi poi spendere non è così immediato selezionando mi piace il cibo 5 km, cioè ci sono tutta una serie di azioni che devono essere fatte. Io per esempio sfrutto sia le sponsorizzate, ma cerco anche di sfruttare molto i gruppi. In questo periodo di pandemia ho visto che si sono attivati molti gruppi informali di promozione dal basso di tutte quelle attività che hanno subito delle chiusure, dal mio punto di vista, ingiuste, e quindi dal basso le persone cercano di dare all'interno dei gruppi consigli e spingere gli acquisti verso quelle realtà che vengono considerate affidabili. Potrebbero essere questi una delle tante cose delle tante novità che andranno a cambiare gli scenari futuri all'interno della ristorazione. Ma dopo la pandemia, secondo te, che cosa cambierà per la ristorazione? Anche qui parto da un'analisi veloce di documenti che ho letto di Deloitte Italia. Quelli potrebbero essere gli scenari. Devo essere sincero, non mi lasciano molto tranquillo, perché il nostro food system service è formato al 90% da piccoli imprenditori. In uno scenario post-Covid, dove quasi un terzo delle attività non riapriranno, sappiamo che ci sarà una penetrazione delle multinazionali del junk food piuttosto che di multinazionali legate a una moda del cibo. Faccio un esempio del sushi, cioè il sushi non è una di quelle attività della ristorazione che ha perso un centesimo, anzi, perché c'è una forte vocazione al delivery. Il food system service cambierà. Io credo che i locali diventeranno dei luoghi di aggregazione sempre più importanti, dove si dovrà dare una maggiore attenzione alla qualità del cibo e alla qualità del servizio. Come ci eravamo scambiati anticipatamente prima, il cameriere per esempio non sarà più un venditore, ma dovrà essere una persona formata a consigliare, quindi si andrà a valorizzare un pochettino tutto quel percorso dietro, perché nel mondo della ristorazione, mi permetto di dire, non sono le 3 ore di servizio di un pranzo, ma sono le 15 ore di preparazione dietro. La mia figura, per come si è formata negli anni, va a lavorare anche lì, cioè entra nel consiglio di dire: bene, tu hai questa storia, la racconteremo in questa maniera su questi canali, però nel momento in cui non sei con il pubblico, nel momento in cui sei dietro le quinte, cioè il mio lavoro è fare un lavoro di backstage, per dire. Sicuramente uno scenario anche positivo, perché andiamo al ristorante ma sappiamo che troveremo della qualità. Sicuramente dovrà esserci una visione di empowerment del personale, il personale dovrà essere sempre motivato e partecipe un po' all'azione imprenditoriale. Abbiamo parlato di tante cose, ancora non abbiamo parlato di uno dei problemi più grossi che stanno passando adesso i ristoratori. I ristori, che sembrano non arrivare o comunque arrivare non in maniera sufficiente, e soprattutto le conseguenze per i ristoranti. Secondo te cosa accadrà? Allora, avendo anche un'attività nella ristorazione, posso dire che le elemosine ottenute non possono far fronte alle spese fisse che un'attività ha nel quotidiano. I ristori non credo, per me e per tantissimi altri che l'hanno ricevuto per fortuna, non hanno coperto assolutamente le spese di gestione, in quali base, che per me in questo momento sono affitto, luce, acqua, gas,
e internet, perché è obbligatorio per la trasmissione dei corrispettivi telematici. Purtroppo dopo un 13 mesi a singhiozzo, di cui almeno 7 di totale chiusura, vedo uno scenario un po' apocalittico davanti a me, e uno dei problemi proprio anche di queste cose qui è che se io non vengo ristorato e non ho i soldi per pagare la luce o il gas, il mese dopo non lavoro più. Andiamo a capire che è un cane che si morde la coda. Se i ristori non dovessero arrivare, comunque arriveranno nel decreto, no, stanziato con quelle cifre lì, beh, credo che sarà una coperta abbastanza corta e non serviranno altro che a tappare un minimo buco mentre la scialuppa sta affondando. Non lavorare sia uno dei danni più grandi, cioè da ristoratore lo dico, io preferirei lavorare anche con il 30% dei coperti, perché già mi è stato imposto, certo. Ma non continuare più a lavorare così, perché diventa anche un po' svilente. Ecco, vorrei solo dire un'ultima conseguenza di tutto questo, anche che è sempre legato al mondo del lavoro, e poi chiudo, è il fatto che i ristori, essendo così pochi, e le misure messe in campo come il blocco dei licenziamenti, altro non faranno che indebolire il mercato del lavoro nei prossimi mesi. Cioè, dopo un anno abbiamo quasi 1 milione di disoccupati dopo questa pandemia. Io credo che dopo, quando finirà tutto questo, avremo un altro problema, che sarà quello di mantenere i posti di lavoro, di creare nuovi posti di lavoro, perché le persone saranno anche sfiduciate. E nel momento in cui si creeranno nuovi posti di lavoro, lascio questo dubbio, siamo sicuri che verrà garantito a tutti uno stipendio adeguato? Non lo so, perché nel momento in cui 1 milione, 2 milioni di persone cercheranno lavoro, ci saranno degli imprenditori scorretti disposti a pagare il meno possibile senza fare contratti per avere una forza lavoro. Quindi si creerà, dal mio punto di vista, un ulteriore problema a livello statale, che è quello che hanno sempre cercato di fare, era combattere il lavoro a nero. Secondo me, con questi effetti, ci ritroveremo con più lavoro nero che non lavoro in regola. Sicuramente questo è uno dei rischi, non vorrei essere nella sala bottoni dei prossimi governi, perché saranno queste le problematiche che dovranno risolvere. Ovviamente noi dobbiamo sempre impegnarci a fare il nostro, il meglio possibile. Io ti ringrazio veramente, è stato veramente interessante parlare con te. Ricordo ancora il tuo ruolo Web Marketing Specialist Stefano Zampa, che è stato ospite qui con noi a Radio Anguest. I nostri migliori auguri per il tuo futuro. Io ho una massima che mi ha spinto in tutti questi anni: la fortuna aiuta gli audaci, per cui bisogna continuare a lottare per le proprie idee, perché quelle non ce le ruberà mai nessuno. Grazie ancora. Grazie a te.